Gentili amiche e gentili amici, benvenuti all'appuntamento estivo di RTA Sport, quest'oggi dedicato allo sport bisacco. Nella prima parte parleremo di basket con l'ABF Monfalcone, mentre nella seconda daremo spazio al pallavolo Staranzano. Andiamo subito con ordine, quindi, a presentare gli ospiti di questa prima parte. Alla mia destra Fabio Banello, direttore sportivo dell'ABF di Monfalcone, e alla mia sinistra Michele Poletto, colui che seguirà la squadra in questo campionato di Serie B femminile. Iniziamo con Fabio Banello, facciamo però un passo indietro e un attimino spiegare la tua decisione, perché diciamo hai lasciato la panchina e sei passato nella scrivania. Perché mi do l'ippica, ebbene sì, mi do i cavalli, no, scherzo, sai che sono un po' spiritoso così, no, io affronterò un anno un po' impegnativo dal lato fisico, dovrò fare un intervento che mi impegnerà a star via dalla palestra per un paio di mesi, quindi mi pareva giusto, diciamo così, non iniziare una preparazione al campionato e poi lasciare le ragazze un paio di mesi, anche forse tre mesi, e avere appunto questo impegno per le ragazze e ovviamente per i miei assistenti, eccetera. Poi dopo sei anni sicuramente pensavo, dopo aver fatto delle discrete cose, lasciare in mano la patata bollente a Michele Poletto, che mi ha seguito per quattro anni, quindi spero che l'allievo si superi il maestro, quindi vada in Serie A sicuramente in giro di due o tre anni. E poi niente, poi secondo me abbiamo fatto quest'anno veramente, abbiamo ringiovanito tantissimo la squadra, le senatrici. Ne parleremo a breve. Cosa pensi di aver lasciato in eredità? L'ho detto anche in precedenti interviste, secondo me ho lasciato una mentalità. Per quanto riguarda, poi Michele mi dirà tutt'altro, ma la serietà nel prendere dal primo giorno di allenamento all'ultimo giorno di allenamento, dall'inizio alla fine della partita, sempre diciamo la serietà, la palestra, lavorare in palestra, e non dico come professionalità, ma soprattutto secondo me come intensità difensiva, aggressività e mentalità, diciamo così, con queste ragazze che ho avuto la fortuna di allenare, perché devo dire che ci sono state delle ragazze che avevano del talento. Ecco. Michele Poletto, invece tu come ti senti, diciamo, in questa eredità di riceverla, dopo tanti anni che avete sviluppato un certo tipo di lavoro, ottenendo dei buoni risultati? Beh, diciamo una cosa, che il gruppo con cui abbiamo lavorato fino adesso è stato completamente rinnovato per vari motivi, alcune giocatrici hanno smesso di giocare a basket, per cui abbiamo un gruppo molto giovane. Questo da un certo punto di vista mi consente di non fare dei confronti col maestro, dall'altro però è un lavoro molto molto faticoso, perché dobbiamo costruire una nuova squadra con una nuova identità, dobbiamo assemblare tre diversi gruppi con ragazze molto giovani. Del gruppo precedente sono rimaste quattro giocatrici che io ringrazio di aver diciamo aderito a questo nuovo progetto, e con le quali, dalle quali partiremo, ecco, questo è importante. Sono arrivati dei quattro giocatrici da Udine che, pur essendo giovani, hanno un'esperienza in Serie B, e poi ci sono tutte le ragazze giovani del nostro vivaio, nostro e con una collaborazione col Fogliano, che speriamo di promuovere, di far crescere, ecco, questo è il progetto, per cui non ho un confronto diretto con la squadra precedente. Ecco. Fabio Banello, parliamo di questo appunto accordo di collaborazione con l'UBC Udine, che vi porterà quattro giocatrici, e poi so che anche avevi un pochettino un sasso nella scarpa, no? Da toglierti. Ma parlavi di società? Di collaborazioni, sì. Ah, beh, sì. Beh, allora, partiamo intanto con le cose più che positive, che sono questa collaborazione con l'UBC. Conoscevo le ragazze perché erano giocatrici di Achille Milani, mio compagno di squadra in Serie A, e quindi le conoscevo un pochino anche nel mondo, diciamo così, quando avevano campionati più giovanili.
non avendo più la possibilità di fare giovanili, praticamente erano libere, tra virgolette. Sentendo le ragazze e i genitori, perché comunque sono ragazze del 99, qualcuno non ha ancora 18 anni, però con un grosso bagaglio tecnico ed esperienza con finali nazionali e poi l'altro anno l'esperienza in Serie B lì con Concordia. E naturalmente i genitori, convincere i genitori, perché queste ragazze comunque per un periodo verranno così aiutate dai genitori a scendere e venire giù a Monfalcone. Noi stiamo organizzando per dare tutta un'ottima assistenza a queste quattro ragazze che sono la play, una guardia, un'ala e un pido, proprio sono complete. E questa è una cosa. Poi appunto volevo sottolineare anche finalmente speriamo di iniziare questa collaborazione con l'AIBI, quindi effettivamente dalla Serie B agli esordienti noi riusciamo a dare la possibilità alle giocatrici di giocare in tutte le categorie, sia delle più giovani che la prima squadra. Qualcuna che non può essere pronta ancora per la Serie B può andare in Serie C, perché loro faranno la Serie C, e le ragazze potranno giocare, le più brave, giocare con in una categoria, in una serie, in una categoria superiore, come l'Under 16 con le 18 o l'Under 14 con l'Under 16. E tu mi dai il sassolino, non è un sassolino, è un po' così, sono un po' deluso, perplesso, perché abbiamo a 30 metri la società, il Fanconstar. Abbiamo cercato più volte una collaborazione. Dal lato si parte bene, poi va tutto a farsi benedire. Io spero che comunque anche la società Fanconstar, che comincia a fare femminile, si possa collaborare, perché noi abbiamo chiesto prima con loro, ma adesso noi, non avendo mini basket, un po' abbiamo il gas chiuso, la canna del gas chiusa, quindi non riusciamo a sfornare altre annate, quindi ci obbliga un pochino a guardare altrove, ma soprattutto anche ad aprire un qualcosa di mini basket che potrebbe dare lustro alla BF e naturalmente anche alla Fanconstar in questo caso qua. Però secondo me una collaborazione, siamo sempre aperti da parte Fanconstar, anche loro abbiamo iniziato un po', da non ripetere, questa collaborazione, però non abbiamo ancora raggiunto un'intesa completa. Coach Michele Puletto, parliamo della prima squadra, come si articolerà la preparazione per questo nuovo campionato e se sono previste delle amichevoli? Ma la preparazione è già partita da una settimana, praticamente ci alleniamo quasi ogni giorno, diciamo c'è un unico giorno di riposo. Purtroppo quest'anno la partenza anticipata del campionato, perché si parte al 17 settembre, condiziona moltissimo questa preparazione e ci mette in difficoltà soprattutto noi, perché siamo una squadra appunto completamente rinnovata, per cui che deve crearsi, quello che dicevo prima, l'identità. Sicuramente faremo qualche amichevole, però non abbiamo ancora concordato le date, ma sicuramente faremo qualche amichevole, anche se sono tre settimane prima della partenza del campionato, quindi non è che ci abbiamo tantissimo tempo e dobbiamo costruire un po' tutto, ecco, dobbiamo costruire una squadra proprio, nel vero senso della parola. Quanto sarà importante formare, diciamo, il nuovo mix fra le giocatrici che già ci sono e quelle nuove arrivate? Sì, sarà importante, però tieni presente che al momento le giocatrici che sono rimaste sono quattro della squadra precedente, una è reduce da un infortunio, per cui non lo so ancora i tempi di recupero, sta lavorando in palestra, però non lo so se sarà pronta per le prime partite di campionato, per cui tutto sommato non è che abbiamo 6-7 giocatrici da integrare con le altre. Ci sono, come dicevo, tre gruppi che numericamente proprio hanno lo stesso peso, perché sono quattro le ragazze di Udine, quattro il nucleo storico, e necessariamente saranno anche quattro giovani tra ragazze del 2000 e 2001. Quindi certamente mi auguro che le ragazze che hanno più esperienza creino questo zoccolo, questo nocciolo duro che consenta a tutte le altre giocatrici di crescere seguendo il loro esempio. Ecco. Fabio Bannello, il mercato di Serie B è, come sempre diciamo, è molto sfittico, anche tu ti sei mosso veramente comunque lo stesso molto per cercare di completare la squadra e formare, diciamo, le prossime giocatrici.
Ecco lì un'altra cosa che giustamente, quello è un bel sassolino, effettivamente le giocatrici in Serie B sono quelle, a Trieste sono quelle, nell'Isontino sono quelle, a Udine sono quelle, friulane e il Pordenone sono quelle. Quindi andare a mandare false notizie, eccetera, queste non vengo e mi dai, io farò, io non farò, eccetera, ha scombussolato molto, soprattutto noi, diciamo così, monfalconesi. E poi si è visto che era tutto, come si dice, non era vero almeno. E questo sono i risultati il 28 di agosto. E ci siamo mossi, effettivamente qualcuno ha detto le quattro ragazze di Udine, secondo me è un bel colpo, perché sono ragazze che possono far bene, possono fare da tutte e quattro, secondo me sono ragazze che si stanno allenando, stanno sudando, vengono giù da Udine, hanno voglia di riscattare l'anno fatto non benissimo, però molto male, con Concordia, e quindi noi abbiamo sperato che del loro consenso per venire giù, e quindi sono molto contento. Il rientro della Poyan sicuramente sarà spero un piccolo valore aggiunto, e c'è l'altra nostra Reveland del 99 che ha già un po' di esperienza di Serie B, e poi abbiamo questa combricola di 4-5 ragazze di 16 anni, di 17 anni, che secondo me potranno dirla loro. Io dico, comunque quest'anno ci sarà molto più dislivello, secondo me, perché appunto sono quattro squadre che per motivi importanti hanno deciso di fare salti di qualità, prendendo giocatrici, eccetera. Quindi forse ci saranno dei risultati un po', non dico sorpresa, ma dei risultati molto, molto pesanti, secondo me. Tu mi dici se ci arriverà qualcuno, io posso dirti che forse qualcuno prima della fine dell'anno potrebbe rientrare a Monfalcone, dico solo questo. Ecco, quindi insomma c'è un po' messo così, con qualche sorpresa. Sì, non posso dirti, niente di, però effettivamente come diceva Michele ci sono delle giocatrici che hanno deciso di mollare per problemi di lavoro, per sposare altri progetti, e qualcuno invece che ha iniziato a lavorare, quindi ha dei problemi. Quindi diciamo che una di queste qua, se non due, potrebbero eventualmente farci una lieta sorpresa di rientrare prima della fine dell'anno. Siamo giunti quasi in conclusione, però volevo fare un'ultima domanda a coach Poletto su questa Serie B che si andrà ad aprire nella terza settimana di settembre, ricordiamolo, nel terzo weekend, una Serie B a 16 squadre, quindi tornerà ad essere pari, quindi campionato più lungo, tanti turni infrasettimanali, e quindi insomma, diciamo, a tuo avviso un torneo impegnativo? Sì, un torneo molto impegnativo, anche perché questi turni infrasettimanali sono sempre un problema, perché almeno nella nostra realtà nessuna giocatrice è professionista, per cui c'è la gente che lavora, che studia, e quindi questo ci mette in difficoltà. Poi è sempre molto lungo, ci sono tante partite, insomma richiede un impegno notevole, ecco, da parte nostra. Quello che noi stiamo cercando di fare è non guardare gli altri, concentrarci su di noi, cercare di crescere noi, perché come diceva giustamente Fabio, alcune realtà sono veramente probabilmente al di sopra di tutte, sono quasi squadre da Serie A2. Però noi dobbiamo vedere i nostri problemi, la nostra crescita, dobbiamo seguire quello che sono, dobbiamo concentrarci su di noi e dopo ci preoccuperemo degli altri quando giocheremo contro, ecco, questo è importante. Beh, siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, ringraziamo coach Michele Poletto e Fabio Banello, direttore sportivo dell'ABF di Monfalcone. Noi ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, ritorniamo tra poco. Il 15, 16 e 17 settembre in Piazza della Repubblica a Monfalcone c'è la Festa del Luppolo. Sapori del mondo, stand enogastronomici,
e vasta scelta di birre artigianali. La sera, spettacoli in piazza con venerdì 15 la comicità di Paolo Cevoli e Claudia Penoni. Sabato sera la festa a Miami, domenica la sera dedicata ai balli popolari e ai ballerini folk provenienti da tutta la regione. Il 15, 16 e 17 settembre in Piazza della Repubblica a Monfalcone c'è la festa del luppolo Sapori del Mondo, evento organizzato dal Comune di Monfalcone in collaborazione con Ascom Monfalcone e Consorzio Viva Centro. Pizzeria Mangiafuoco, solo ingredienti di qualità e pizze cotte nel forno a legna. L'istituzione della pizza a domicilio. Scarica la nostra app. Siamo nati, cresciuti, diventati grandi. In 25 anni ne abbiamo fatta di strada assieme, adesso come allora, seguendovi sempre con qualità e competenza. Da GP Auto trovi una vasta gamma di veicoli industriali, auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto, in provincia di Pordenone, a Villotta di Chions, in via Maestri del Lavoro, vicino all'uscita autostradale A28. Telefono 0434 6305 60. GP Auto, in strada verso il futuro. Entrati in studio con la seconda parte di RTA Sport dedicata interamente al pallavolo stranzano e abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Denis Del Torre, di cui veramente faremo una chiacchierata a 360 gradi su questa bellissima realtà bisiaca. Allora, innanzitutto parliamo della vostra realtà che proprio quest'anno festeggia i 30 anni di attività. Esatto, buonasera intanto a voi e a tutti i telespettatori, grazie per averci ospitato questa sera qui da voi. E sì, effettivamente questa nostra realtà locale staranzanese è nata esattamente nel 1987, 30 anni fa, e da quella volta ha ininterrottamente svolto le sue attività prevalentemente nell'ambito locale, diciamo, provinciale, fin a quando, diciamo, le varie avventure sportive ci hanno portato a calcare anche, diciamo, gli scenari regionali. A livello di prima squadra, nell'arco di 3 anni siete passati dalla promozione in C all'attuale B2. Quali i segreti di questo successo? Allora, diciamo la verità che alla base di questo c'è sicuramente un lavoro e una struttura tecnica e dirigenziale che ha supportato in ogni momento tutte le fasi, diciamo, sia decisionali che anche tecniche della squadra. E non va dimenticato soprattutto che questo può essere
possiamo tranquillamente chiamarlo uno dei risultati di quello che è stato, che è, no, è stato, è il progetto Julia Volley, che è un progetto di promozione, di qualificazione sportiva che noi assieme alla R Fincantieri di Monfalcone abbiamo, come dire, abbozzato piano piano, sempre meglio delineato da un 4 anni a questa parte, e in tutti i settori, diciamo, a partire dal giovanile fino alla prima squadra. Diciamo che questo è uno dei risultati che ha portato questo lavoro di equipe. Ecco Presidente, facciamo anche diciamo un bilancio sulle altre formazioni. Avete acquisito una promozione in prima divisione, poi c'è anche stato un terzo posto degli Under 14 nella passata stagione. Esatto, diciamo che questo rientra tutto in quel lavoro di programmazione e di sviluppo di quello che è il settore giovanile, che ci ha portato, io dico in modo molto ottimista, proprio nel compimento della 30ª candelina, a coronare questo lavoro, diciamo, del settore tecnico, sia con la conquista, diciamo, della promozione nella prima divisione, con un gruppo che per la maggior parte era espressione del settore giovanile, e soprattutto anche a un buon piazzamento, quello che è il terzo posto a livello di un campionato territoriale che, ricordiamoci, con l'apertura, diciamo, voluta dalla federazione nella riunificazione, diciamo, dei comitati ex provinciali, diciamo, di Gorizia e Trieste, ha ampliato notevolmente il panorama di quelle che sono le compagini che si incontrano nell'arco di un campionato. Per la prossima stagione come vi state preparando a livello giovanile? Allora, i giovanili naturalmente, a parte le squadre che sono già come dire, consolidate nell'organico, che anzi hanno ripreso gli allenamenti con la preparazione atletica in questa settimana, diciamo, le squadre, diciamo, quelle che sono già delineate nell'organico sono abbastanza, diciamo, fanno il loro salto di categoria, ma lavorano con l'organico, diciamo, precedente, tranne qualche piccolo aggiustamento che può essere necessario perché magari c'è stato qualche piccolo trasferimento di atleta, di residenza, per motivi di studio. Per quanto riguarda invece le categorie più giovani, molto spesso noi dobbiamo aspettare l'inizio della scuola con diciamo, i primi avvicinamenti, diciamo, da parte delle famiglie, degli atleti in palestra, per riuscire a capire bene di che numeri parliamo. Però diciamo che posso dire tranquillamente che l'under 13, l'under 14, probabilmente anche l'under 12 riusciremo a coprirla molto agevolmente. Faremo anche un under 18 che così, diciamo, darà il completamento per quello che può essere la formazione tecnica che può e che deve avere un atleta, diciamo, nella suo lavoro, diciamo, di crescita, e poi c'è questa esperienza della prima divisione che ci vede ritornare dopo alcuni anni di assenza, ma lo faremo con il dovuto impegno e la dovuta, come dire, partecipazione, serietà e partecipazione. Parliamo ora invece a livello di prima squadra. Quali i nuovi arrivi, le partenze e le conferme? Allora, diciamo che per quanto riguarda l'organico della prima squadra è stato rivoluzionato abbastanza profondamente per motivi vari, diciamo, problemi di studio di atlete che non potevano sopportare, diciamo, un carico di lavoro molto impegnativo come può essere quello di una categoria di questo livello. E quindi diciamo che c'è stata una rivisitazione quasi completa. Diciamo che abbiamo dei punti fermi, perché per esempio faccio dei nomi, il libero, la Veronica Fasan è confermatissima ed è rimasta nell'organico, Irene Bizzignaco anche lei è rimasta nell'organico. Ci sono, dopo, tantissime, abbiamo portato delle atlete, una in particolare dal vivaio giovanile, l'abbiamo fatto fare un salto di categoria,
La Giulia Vidossi era nelle nostre file, l'altro anno ha militato nelle prima divisione a Monfalcone, ma in preparazione, diciamo, a questo debutto su un palcoscenico molto più impegnativo per lei, ma anche per noi. E poi ci sono degli arrivi importanti, sia per quanto riguarda il settore del palleggio. Abbiamo la Caterina Bini, con trascorsi a Talmassons, abbiamo per esempio un rientro dopo un anno e mezzo, quasi due, che era assente dal panorama pallavolistico, di Sharon Scedola, anche lei una giovane che 2 anni fa faceva veramente faville, e dopo ce ne sono tantissime altre, voglio dire, l'abbiamo rinnovato profondamente, diciamo, l'organico rispetto a quello dell'altro anno. Parliamo anche di Alice Tomat, che fa parte della nazionale scienziosa, che è arrivata terza alle Olimpiadi, che è una vostra atleta. Esatto, no, con grande piacere, io l'ho conosciuta quando giocava ragazzina, diciamo, nella rappresentativa provinciale, e quest'anno lei era via per motivi di studio, quindi lontano dalla nostra provincia. Quando l'abbiamo contattata è stata veramente contenta, anche per il rientro a casa dopo gli anni di studio, ma di poter abbracciare quella che era il nostro così nuova iniziativa, diciamo, che ci approssimavamo a iniziare. E lei effettivamente ci ha dato veramente, anche se non era ancora una nostra atleta, però ci ha dato veramente riempiti di orgoglio il fatto che avesse partecipato vestendo la maglia della nazionale sorda, silenziosa, come la chiamano, alle Olimpiadi per le nazionali di sordi. Questo è un motivo per dire che anche questi handicap non, nello sport veramente non fanno differenza. Ora passiamo a parlare di questo campionato di Serie B2, il girone D, ricordiamo che voi prenderete parte con l'esordio a metà ottobre, un campionato che vedrà impegnate formazioni della nostra regione e venete. Ecco, che idea ti sei fatto così leggendo la composizione di appunto questo girone? Ma diciamo che conosciamo abbastanza bene le squadre vicinore, diciamo, Villa Vicentina non è una novità, ha un organico molto atleticamente molto preparato, ha un buonissimo tecnico che la guida, ha avuto dei rinforzi, si è rinforzato moltissimo sul mercato e quindi penso che una delle squadre da cui attenzionare sarà sicuramente Villa Vicentina. Il Volley Pordenone è stato il nostro, come dire, agguerrito avversario nella lotta, nella corsa della Serie C. Anche loro, dalle notizie che si apprendono, si sono rinforzati con degli elementi molto qualitativamente molto importanti e penso che facciano un buon campionato anche loro. Gli altri purtroppo non li conosciamo molto bene, Chions sicuramente sì, ha le sue pedine, ha sempre giocato un buon campionato, anche se magari qualche volta la classifica non gli rendeva sempre giustizia, però diciamo queste le regionali, quelle fuori provincia, regione, conosciamo alcune per contatti diretti con alcuni allenatori, ma diciamo non sappiamo ancora bene negli organici né quali potenzialità possono esprimere durante il campionato. Siamo giunti quasi alla conclusione, però volevo farti un'ultimissima domanda. Quali obiettivi vi siete posti a medio e lungo termine a livello societario? Allora, sicuramente siamo estremamente orgogliosi per questa conquista di questa categoria che anche nell'anno del 30° anniversario ci ha fatto veramente, come dire, la ciliegina sulla torta.
L'iniziativa che abbiamo intrapreso vuole, a livello societario, vorremmo, e questi sono stati i lavori preparatori, diciamo, della squadra, quella riuscire a mantenere la categoria per cercare di dare il più possibile anche a tutto questo, al territorio. Io amo ormai ragionare in termini di territorio. Le province a livello federale sono un po', almeno nel nostro caso, sono state unificate, quindi siamo, volenti o nolenti, l'unica società della provincia, del territorio di Trieste-Gorizia che milita in questo campionato, e noi vorremmo cercare di rimanerci per poter dare spazio alle atlete di questo territorio di fare delle esperienze di un certo livello, di una certa qualità. Bene, noi siamo giunti alla conclusione di questa puntata di RTA Sport. Voglio ringraziare Denis Del Torre, presidente del Pallavolo Stranzano. No, io vi saluto e come sempre vi rimando a domenica prossima. Buon proseguimento con i programmi della rete. Arrivederci.